Ciao a tutti, oggi vi leggo il terremoto. Il terremoto. Gli uomini del passato non sapevano come nascevano i terremoti e, quando la terra tremava, davano la colpa a misteriosi personaggi o a mostruosi animali. In Giappone, dove i terremoti sono molto forti e frequenti, gli abitanti credevano che fossero causati da un enorme pesce gatto che si agitava sottoterra con grandi colpi di coda che facevano tremare il terreno e abbattevano le case. Solo un dio poteva fermare il pesce gatto, colpendolo sulla testa con una pietra e ricacciandolo in profondità, almeno fino al terremoto successivo. Oggi il terremoto continua a fare molta paura e a causare gravi danni, ma se sappiamo come nasce, possiamo difenderci meglio e continuare a vivere anche nelle zone pericolose. Il terremoto nasce sottoterra. Devi sapere, infatti, che la crosta terrestre non è immobile, ma si muove molto lentamente, provocando continui sollevamenti e spostamenti delle rocce. Fortunatamente, le rocce hanno una certa elasticità e riescono a resistere a queste pressioni. A volte, però, si rompono, causando il terremoto. Prova a rompere un bastoncino di legno. Vedrai che il bastone si piega sempre di più, fino a spezzarsi con un colpo secco. Ecco, le rocce della terra si comportano proprio così, resistono finché possono, poi si rompono di colpo. Il punto d'origine del terremoto, cioè il punto dove le rocce si rompono, si chiama ipocentro e si trova lungo la faglia, una spaccatura sotterranea che nasce in quel momento ed è la mamma del terremoto. Dall'ipocentro partono le onde sismiche che si disperdono in tutte le direzioni finché raggiungono la superficie e fanno tremare il suolo. Le faglie se ne stanno quasi sempre nascoste sottoterra. Qualche volta però si fanno vedere in superficie, come la faglia di San Andreas in California, che è lunga più di 1.000 km ed è la mamma di tutti i terremoti che si scatenano da quelle parti. Le scosse sono più forti in corrispondenza dell'epicentro, che è il punto della superficie posto sopra l'ipocentro. Di solito un terremoto dura qualche decina di secondi, solo raramente supera un minuto, ma gli bastano quei brevi istanti per distruggere interi paesi. Prova a contare fino a 60. In caso di terremoto, ogni secondo che passa si può aprire una crepa nel muro, i lampadari dondolano, i muri alle finestre schicchiano e la paura aumenta. I terremoti non hanno le stesse conseguenze dappertutto. Se per esempio avvengono sotto il fondo del mare, possono provocare i maremoti, onde alte come un palazzo, che si abbattono sui porti e sulle città della costa. È come quando diamo un colpo a una scodella piena d'acqua, scatenando una serie di onde che fanno uscire l'acqua dalla scodella. In montagna, invece, i terremoti possono provocare valanghe di roccia e terra, chiamate frane, che spesso causano più danni delle scosse stesse. I terremoti, poi, non hanno tutti la stessa forza. Alcuni sono molto deboli, altri violentissimi. Per misurare la loro energia, gli uomini hanno inventato il sismografo, una specie di apparecchiatura che registra le onde sismiche lanciando su un foglio una traccia scritta, chiamata sismogramma, che è come le carte d'identità di diversi terremoti. Per sapere che danni ha fatto un terremoto, usiamo la scala Mercalli. Questa scala, infatti, classifica i terremoti in base ai danni subiti dagli edifici, della natura e dagli uomini, e non in base alla forza del terremoto. È come mi se misurassimo il volume di una radio non leggendolo sul display, ma ascoltandolo da un'altra distanza. Scala Mercalli. Sui sismogrammi si può leggere la forza di un terremoto, un po' come si legge il volume di una radio sui display. Grazie ai sismografi si è potuto creare una scala, chiamata scala Richter, per classificare i terremoti. Così un terremoto che avviene nel deserto dove non c'è nessuno può essere paragonato a uno che avviene in città. Le zone dove si verificano i terremoti sono queste. Nel mondo ci sono dei posti speciali chiamati osservatori sismici, dove potenti sismografi lavorano 24 ore su 24 per registrare su grossi rulli di carta ogni più piccolo movimento della Terra. Quando
Questo però non permette agli scienziati di sapere in anticipo l'ora del giorno, ma neppure il mese o l'anno in cui si scatenerà il prossimo terremoto. Insomma, i terremoti non sono prevedibili, ma possiamo sapere dove potrebbero colpire perché le zone in cui avvengono sono sempre le stesse. I terremoti, infatti, non si verificano in tutte le regioni della Terra. Ci sono zone colpite spesso, come il Centro America, la Cina, le Filippine, la California, il Giappone, la Turchia, l'Italia. E altre quasi mai, come la Russia, il Canada, l'Africa centrale e l'Australia. Ma anche all'interno dei paesi chiamati a rischio i terremoti non si scatenano ovunque. In Italia, per esempio, non si verificano in Sardegna o nella Puglia del Sud, ma sono frequenti nelle montagne dell'Appennino e in Sicilia. Nel dicembre del 1908, il più catastrofico terremoto che si sia mai scatenato nel Mediterraneo era del suolo Reggio Calabria, Messina e tanti altri paesi della Sicilia e della Calabria. Ai danni del terremoto si aggiunsero quelli del maremoto che si abbatté sulla costa. Questa è stata la più grande tragedia italiana e una delle più gravi del mondo intero. Sicilia e Calabria. Se non sappiamo quando ci sarà il prossimo terremoto, come possiamo difenderci? Innanzitutto bisogna costruire case in grado di resistere alle scosse per impedire che si danneggiano e ci crollino in testa. Infatti non è il terremoto che ci fa male, ma è la casa costruita male che può crollare. Per questo occorre fare in modo che i muri siano ben legati non solo fra loro, ma anche con i pavimenti e i tetti, altrimenti l'edificio si comporta come un castello di carte da gioco che cade nella prima scossa del tavolo perché ogni singola carta non è legata all'altra. Gli edifici che sono resistenti ai terremoti si chiamano antisismici. Per difendersi dai terremoti è molto importante anche sapere come comportarsi in caso di emergenza. In caso di terremoto, per esempio, non è una buona idea scappare giù per le scale, o peggio, mettersi in ascensore perché spesso viene interrotta la corrente e gli ascensori si bloccano. Soprattutto è molto più sicuro rimanere in casa che scappare per strada, dove si corre il rischio di essere colpiti da pezzi di cornicione o di intonaco, da tegole o da frammenti di vetro. In casa invece ci si può riparare sotto un tavolo bello pesante o sotto il letto, oppure sotto le porte dei muri principali. Se la casa è costruita bene, ce la chiamano solo un po', con un po' di paura. In alcuni paesi dove i terremoti sono frequenti, come il Giappone e la California, adulti e bambini fanno esercitazioni programmate per imparare che cosa fare quando arrivano le scosse. Tutti sanno che bisogna controllare la paura e mettersi nei punti sicuri. Alcuni poi hanno già pronto delle valigette di emergenza con il casco, le coperte e del cibo. Fine. Che ne dite? Vi è piaciuta questa storia? La prossima volta leggerò il treno. Ciao!